Il rischio che il virus Ebola avanzi anche in Nigeria diventa sempre più concreto dopo la conferma ieri di un secondo caso di contaminazione. La persona che ha contratto la malattia è un medico di Lagos, faceva parte dell'equipe che aveva seguito le cure di quella che sarebbe diventata la prima vittima nel paese. Altre 8 persone sono state messe in quarantena. Intanto il contagio ha fatto quasi 900 morti in 4 paesi dell'Africa occidentale: Guinea, Sierra Leone, Liberia, oltre alla Nigeria, su 1603 persone che hanno contratto la malattia. Per timore che il virus si diffonda, la Liberia ha disposto che i cadaveri delle vittime vengano inceneriti. La Sierra Leone ha vietato ogni evento pubblico con assembramenti di persone come partite di calcio. Quella è in corso l'epidemia più grave di febbre emorragica da virus Ebola sin dalla sua scoperta nel 1976. E mentre l'epidemia di Ebola domina le discussioni del vertice Stati Uniti-Africa cominciato ieri a Washington, c'è allarme a New York per il caso di un paziente sotto osservazione per sintomi sospetti, benché i medici tendano a scartare che si tratti del virus letale. Intanto i 2 missionari americani infettati dal virus in Liberia sono rientrati negli Stati Uniti e sarebbero in fase di miglioramento.